spazio alla conoscenza. E adesso, se possiamo girare le slide, questo progetto è tutto il progetto che riguarda la conferenza, quello di registrare la creatività di fare la scuola. Adesso, vai in calma. Ok, allora, quello che faremo è cominciare a presentarvi chi sono gli ospiti di oggi, e soprattutto questa presentazione serve a farvi conoscere il nostro amico geniale Mussolino, che si è accompagnato in questo percorso di arte. E queste slide servono proprio per presentarvi ciò che ha fatto. Quindi lui è un ingegnere aeronautico e alla direzione del 2004 ha lavorato all'interno dell'Arena Spazio che ha febbraio la prima visitare, ed è una persona che ha svolto molti studi e ha lavorato ed è, possiamo dire, anche la presenta la storia dell'astronautica italiana. Se puoi andare avanti, se puoi girare. Sì, sì, no, una cosa ovviamente tolgo sul lungo soltanto 5 minuti. Una cosa fondamentale è che il massimo riconoscimento che ha avuto il nostro ospite è che nel 2009 è stato nominato cavaliere al merito della Repubblica e il centro ci dà uno stesso onore al nostro progetto e, come detto prima, ci accompagnerà fino alla fine, perciò fino alla conclusione del progetto che dovrebbe terminare a luglio 2019. E ricordo che questo evento ovviamente è stato anche segnato come Europa stesso. In questo periodo ci sono diversi eventi in Europa che continuano a essere. Noi facciamo parte di questi eventi e i ragazzi loro smartphone possono sui social sull'hashtag stesso postare foto e scrivere degli eventi dove stiamo parlando. Ok, queste sono mostrate le associazioni di fa parte del nostro ospite e vorrei proseguire. Dopo avervi presentato velocemente l'ingegner Mussolino, il seguente ospite è Antonio Campo. Chi è Antonio Campo? È un giornalista della Firenze, della Stampa, ha scritto anche, scrive anche in riviste scientifiche come Uomione. E questo è fondamentale per soprattutto per i docenti che vogliono praticamente aprire, come stiamo facendo noi dei cioccolini, aprire una finestra nel mondo dello spazio e posso veramente visionare libri sulla storia dell'astronautica scritti dal nostro ospite e soprattutto l'ultimo, professore astronauta, che cosa fa? Apre, mette in luce una parte di storia dell'astronautica vissuta dal primo astronauta, Frank Marshall. Ovviamente un libro che ho letto che lo trovo molto interessante, che se qualche poi collega vuole portare a scuola può praticamente visionare perché ce l'ho detto. Ok, ecco, il nostro ospite è un ospite di ieri che ha collaborato a diverse trasmissioni anche forse abitati già visto Geo Pedro Costo di Chiamangia. Comunque oggi ci parlerà anche del suo aspetto sulla storia della storia. Poi andiamo veloce con il terzo ospite. Adesso il terzo ospite è più diverso, è giovane e praticamente è rivolto a voi ragazzi elettronici donna, e riguarda praticamente una ragazza che è iscritta all'Università di Torino, studentessa di fisica, una cosa che la lega
stato grosso, la passione per lo spazio. E oggi ci racconterà la sua passione, ci racconterà il fatto delle sue esperienze, e che ha avuto all'estero per il corso da tempo, e ci permetterà di aprirvi un po' questa finestra anche su queste attività che ha svolto la sua stessa pastorale. Ecco, io vi ho presentato velocemente perché non voglio rubare tempo ai nostri ospiti. E sono qui propensi a rispondere alle vostre domande, cioè alle vostre curiosità, e comunque diamo inizio, come dire, alla prima conferenza, alla prima presentazione che siamo fatta dal libro del corso 1. Ecco qua. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Spero di interessarvi stavolta a quello che è stata un po' la storia italiana per l'attività spaziale. L'altra volta abbiamo parlato della conquista dello spazio più in generale e non vorrei aver fatto una cosa di storia con date, con personaggi, vorrei cercare di fare qualcosa di più, se possibile, per il vostro interesse. Comunque, se avete delle cose che non capite, ditelo, alzate pure la manager, se avete delle domande da fare, ben volentieri interrompetemi quando vi piace di più. Cominciamo con un particolare problema che è il contributo italiano alla conquista dello spazio. Questo perché? Perché l'Italia non è un paese secondario come qualcuno, soprattutto in Europa, vuol far vedere. In realtà l'Italia si è mossa in campo spaziale ben prima di tante altre nazioni. In questo preludio che io cito e sintetizzo, ci sono alcune figure. Uno è il professor Crocco di Roma, che era il suocero dell'ingegnere Gabrielli, che alla Fiat ha progettato tutti gli aerei con la sigla G, dal G12 al G212 al G91 negli anni 50, ed era un grande professore che già negli anni 20 ha cominciato a parlare di razzi, di possibilità di utilizzare questo tipo di propulsione per andare su altri pianeti, tra cui Marte. I primi studi su Marte sono stati fatti da Crocco ben nel 1927, quando avevamo altri problemi e altre attenzioni. Un'altra persona che sicuramente non è da dimenticare, perché a parte che era il mio professore al Politecnico, era diventato consulente della NASA per i suoi studi sulla propulsione, è il professor Aurelio Robotti, che già negli anni 40-45 al Pian della Mussa vicino a Torino, da cui viene un'acqua ottima, ha fatto degli studi sulla propulsione sia a propellenti solidi che a propellenti liquidi. E qui ci sono due fotografie, e quella in alto a sinistra è il professor Crocco con un tipo di missile che aveva in qualche modo progettato, e sotto non si vede tanto bene, ma il professor Robotti che stava assistendo alla messa a punto di un razzo al piano della Mussa. Continuando negli anni 60, in realtà un po' prima, un po' dopo, c'è una figura estremamente importante che è il professor Broglio. Il professor Broglio era un ispettore dell'aeronautica militare
E quindi si occupava di armamenti, si occupava di storie relative all'aeronautica e ha progettato, ha anche fatto dei sistemi per la progettazione di aerei e di missili estremamente concisi e veloci, che sono piaciuti molto agli americani. Questo gli ha valso una notevole attenzione e stima da parte di gente della NASA e soprattutto del Goddard Space Flight Center, che gli hanno dato la possibilità di fare e di arrivare al lancio del primo satellite italiano, che si chiamava San Marco, nel 1964. Il satellite era completamente italiano, fatto a Roma, e sfruttava il missile Scout americano. Quindi gli americani hanno messo a disposizione dell'Italia un missile per lanciare questo. Siamo nel 1964, i lanci francesi e inglesi non c'erano ancora, sono cominciati dopo. Quindi l'Italia, dopo la Russia prima e gli americani dopo, è stata la prima nazione che ha mandato qualche cosa nello spazio. Erano dei satelliti che poi vediamo in fotografia, chiamati San Marco, scientifici per lo studio dell'atmosfera, soprattutto dell'alta atmosfera, che era una delle cose che non si conosceva a quei tempi, e era importante avere dati di densità, di distribuzione, che evidentemente non esistevano. A sinistra e a destra si vede un satellite tipico San Marco, che erano rotondi, e il fatto che vedete a sinistra ci sono delle parti bianche e nere non era perché il professor Broglio fosse juventino, è perché ovviamente nello spazio il bianco e il nero hanno una diversa assorbibilità della luce solare e una diversa emissività. Nello spazio siamo a 4 gradi Kelvin, che in gradi centigradi vuol dire meno 269 gradi, quindi 269 gradi sotto zero. Qualsiasi cosa mettete lì gela subito, proprio neanche il tempo di dire bacchetta, sono già gelati e cristallizzati. Ovviamente dall'altra parte c'è il sole, per cui stare esposti al sole si riscalda, soprattutto nei satelliti dove ci sono delle apparecchiature elettroniche, che ovviamente si riscaldano. Nelle apparecchiature elettroniche ci sono sempre delle resistenze, le resistenze dissipano per loro. Quindi uno dei grossi problemi della progettazione di satelliti è quello di bilanciare termicamente il fatto che il satellite sta nello spazio al freddo e dall'altra parte ha degli input di calore dalla parte del sole che sono abbastanza importanti, insieme a quello che è la dissipazione interna dei vari strumenti. Per cui possiamo andare avanti. Questi satelliti, il progetto San Marco, a parte il primo che è stato lanciato negli Stati Uniti, sono stati poi lanciati, una grande idea del professor Broglio, da una piattaforma al largo del Kenya, praticamente a 4 gradi sotto l'equatore. E questo aveva una cosa importante, che il lancio nella direzione della rotazione terrestre, oltre alla velocità che gli imprimeva il missile, il vettore, aveva anche la componente della velocità di rotazione della Terra, che a quei tempi non era trascurabile, era importante. Adesso i vettori sono molto più importanti, sono molto più potenti, e quindi il discorso di lanciare l'equatore o meno interessa, per avere questo contributo di velocità interessa un po' di meno. Però allora il fatto di avere questi 500 metri al secondo di velocità rotazionale era importante. Possiamo andare avanti. Sulla piattaforma San Marco sono stati fatti una ventina di lanci, e c'è da dire un'altra cosa che si deve sottolineare.
che non ha mai fallito nessuno. Questi lanci sono sempre stati coronati da successo. Almeno 5 sono stati lanci di satelliti chiamati San Marco. San Marco dal primo al San Marco numero 5, che è stato lanciato nel 1988, quando praticamente poi la piattaforma ha cessato le operazioni. Ha cessato le operazioni non perché fosse vecchia, ma perché c'erano pochi soldi economici, e quindi gli investimenti nel campo spaziale erano meno. E qui si è visto prima una foto del... sono passati 50 anni dal 1964, più di 50 anni, che scusa, praticamente siamo riusciti, io sono anche un appassionato di Latengo, a proporre alle Poste italiane l'emissione di un francobollo a ricordo dell'avvenimento, e questo francobollo hanno riprodotto il satellite, quello bianco e nero, che è il San Marco 1, e poi si è riprodotto la foto di Broglio e il primo francobollo italiano emesso nel 1965, dedicato allo spazio. L'Italia, dopo, mentre prima diciamo, le attività del professor Broglio erano fatte all'interno dell'università e dell'aeronautica militare, quindi ha lasciato un po' fuori le industrie, le quali ovviamente hanno cominciato a capire che lo spazio poteva essere un mezzo per acquistare nuove tecnologie e ovviamente avere investimenti per il lavoro. E in Europa negli anni 65-70 si sono formati due consorzi, uno che si chiamava ELNE per i lanciatori e l'altro ESO per il lancio, per la definizione del progetto di satelliti europei, dove tutti partecipavano le varie nazioni europee. Non hanno avuto grandi risultati, soprattutto l'ELNE, il lanciatore, che veniva lanciato da Boomer, un poligono australiano, e che poi sono concluite nell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea. E l'Italia ha partecipato all'Agenzia Spaziale Europea con un buon 14%, che era la terza partecipazione dopo il 27-28% della Germania, del 20% della Francia, e poi l'Inghilterra partecipava del 5%, la Spagna forse un po' di più, 6-7%. Quindi diciamo che in Europa, a livello spaziale, noi eravamo i terzi e potevamo dire la nostra nei confronti sia della Francia che della Germania. E soprattutto anche il fatto di votazioni, il parere dell'Italia doveva essere tenuto in conto. In parallelo, in Italia le industrie con il servizio di attività spaziale del CNR si era sviluppato l'idea di fare un primo satellite di telecomunicazione, che era ovviamente importante come applicazione di questi satelliti che andavano nello spazio e erano per la maggior parte scientifici. E negli anni 70 il professor Carassa, che era del professor del Politecnico di Milano, aveva avuto l'idea di sperimentare su frequenze 12-18 GHz, che sono le frequenze che sono disturbate dalla pioggia, dalla neve, eccetera. Quindi questa sperimentazione permetteva di vedere cosa succedeva in quelle frequenze e ovviamente se andava tutto bene permetteva di aprire dei nuovi campi alle telecomunicazioni. E il satellite Sirio fu sviluppato e lanciato poi nel 1967 da Capo Kennedy, esattamente il 25 di agosto. Questo è stato il mio primo lavoro, partecipato al satellite Sirio, e devo dire che a ottobre dell'anno scorso ci siamo ritrovati come ex, come convivitori di quelli che erano partecipati.
partecipato alla presentazione al lancio del satellite e praticamente dal 77 erano già passati altri 40 anni, quindi in questi raduni c'è chi c'è, chi non c'è, e si trova un sacco di amici. Questa qui è la stella Sirio con il motore di appoggio e vedete il blu erano delle celle solari per assorbire luce solare e trasformare l'energia elettrica. Possiamo andare avanti. Questo è sempre la stella Sirio montato sul missile Delta 2914 che era il missile americano che era messo in orbita geostazionaria. Ora, per andare in orbita ci vuole una spinta di un vettore e se la spinta eccede gli 11 km al secondo come velocità, noi usciamo dall'orbita terrestre. Se invece rimaniamo sui 7-8 km al secondo, ci rimettiamo in orbita intorno alla Terra. L'importante di questo satellite è che è stato messo in orbita geostazionario, vale a dire 36.000 km di distanza dalla Terra, che è un'orbita particolare in cui il satellite praticamente si ruota con la Terra alla stessa velocità, quindi rimane sempre fermo sullo stesso punto, che è importante per le telecomunicazioni. Andiamo pure avanti. Questo è il lancio con il Tordel, vedete c'è la lava. E questa è una cartolina fatta con un esploso del satellite italiano Sirio e le firme di tutti quelli che hanno partecipato. Vabbè, non voglio deviarmi con un fatto che io speravo, anzi dovevo andare a partecipare alla partecipazione di lancio al centro di Rivert della NASA e quindi ho pensato di fare un viaggio di nozze negli Stati Uniti. In realtà la nostra azienda aveva paura di un insuccesso del lancio del satellite e di conseguenza non ha mandato l'Air Italia, questa è l'azienda di cui sono parte, non ha mandato nessuno. Quindi noi l'abbiamo visto, io sono andato in lo stesso da un'altra parte come viaggio di nozze, da Nicaragua, e comunque hanno pensato bene di richiamarmi ad agosto a lavorare perché c'erano degli aspetti degli ordini di trasferimento che non erano poi tanto chiari, quindi ho dovuto appena ritornato dal viaggio di nozze andare a lavorare in un'azienda deserta perché era d'agosto ed era praticamente non c'era quasi nessuno. E comunque il Sirio è stato un successo italiano nel senso che ha fatto esattamente quello che doveva fare, è arrivato in orbita geostazionaria, già partendo dalla seconda orbita del trasferimento, quindi ha fatto un'orbita, alla seconda orbita hanno acceso il motore, quello di bassa sinistra, motore da così, che l'ha spinto poi da quell'orbita bassa a 36.000 km di altezza. Il satellite doveva durare prima 4 anni, poi la paura dei manager ha detto no, diciamo che durare solo consideriamo 2 anni, in realtà è durato 10 anni. Allora, dal punto di vista è stato un successo. Dal punto di vista industriale, qualcuno dice no, se l'avete fatto per 2 ed è durato 10 avete sbagliato qualche cosa, se avete abbondato troppo in certi requisiti e altre cose. Quindi bisogna sempre vederlo con due facce diverse. Possiamo andare avanti? Nel frattempo, come ho cominciato a dire prima, l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, di cui l'Italia ricordo che ha il 14%, ha cominciato a funzionare sempre più alla grande e l'Air Italia, quindi poi allora l'azienda più grossa che c'era in Italia, si è aggiudicata una partecipazione al programma SpaceLab. SpaceLab vuol dire laboratorio spaziale, cioè un laboratorio che dovrebbe essere portato nello spazio dallo shuttle americano, che ha partecipato anche a tutta una serie di satelliti come lo
OPS, l'orbita Bellstar Satellite, che doveva partire prima del Sirio, poi in realtà c'è stato un booster americano che ha deciso di non funzionare e quindi è passato, è stato lanciato dopo il Sirio. Questa è la maggior ragione che quindi il Sirio e l'Italia ha una sua posizione ben importante nella parte lancio satellite. Poi abbiamo partecipato anche ai CS Marex, European Communication Satellite, Maritime European Communication Satellite, e soprattutto l'Olympus. L'Olympus è lo satellite di telecomunicazioni da ben 3 tonnellate, che è il più grande satellite di telecomunicazioni che sia stato costruito in Europa. Questo è il satellite OTS, o satellite geostazionario come il Sirio. Andiamo avanti per l'Olympus, è quello che dicevo che è il più grande satellite di telecomunicazioni fatto in Europa, e questo è il vettore Ariane che ha portato in orbita tutti i satelliti europei. Il vettore Ariane ha passato dalla versione Ariane 1 alla versione Ariane 3, 4, adesso c'è Ariane 5 e sta diventando, stanno progettando la versione 6 dell'Ariane, sempre più potente, e ha pure a questo vettore l'Italia partecipa con delle parti dell'apparato propulsivo e soprattutto parte dalla Fiat Avio, in realtà si chiama solo Avio, ma era la Fiat Avio. No, il lanciatore purtroppo non si recupera, questo è uno dei grandi desideri per ridurre i costi delle attuali compagnie tipo Istler, SpaceX, eccetera. E prima il lanciatore si lanciava e era a perdere, quindi poi si allontanava dalla Terra abbastanza e quando andava a mare poi cascava nell'oceano. E il primo tentativo è stato fatto dallo shuttle americano che aveva i due booster propulsivi propellente solido che cascavano nell'oceano davanti ai Capo Kennedy e venivano poi recuperati. Il problema non secondario è che questi booster ormai svuotati, però a contatto con l'acqua, che purtroppo era un'acqua salina, l'acqua del mare, e venivano intaccati, quindi il problema di riutilizzarli prevedeva una grossa operazione di pulizia per rimetterli in grado. Adesso si vede un vettore, che credo sia lo Shepard, che si alza e poi ritorna e riesce ad atterrare e a ritornare nel poligono di lancio da cui era partito. Quindi, sicuramente il fatto di avere la possibilità di recuperare i lanciatori, i motori, l'elettronica relativa può dare una mano a ridurre i costi del lancio nello spazio. Il vettore invece, spero che non sia lo shuttle, non lo si può recuperare? No, il vettore rientra in questo caso, nel caso dello Shepard, ritorna nella posizione della partenza. In realtà gli altri non sono aperti, quindi si lanciano e si perdono. Lo shuttle invece è più simile agli aeroplani e ritorna a terra, e a terra è una pista non tanto lunga, cioè 3 km, o a Vandenberg o a Capo Kennedy, e praticamente rientra con gli altri, perché a quel punto lì non ha più motore, non ha più propulsione e basta. Andiamo avanti, questo è lo shuttle. Quello che vedete lì argenteo all'interno è un cilindro e il laboratorio spaziale europeo, SpaceLab, in cui due astronauti possono lavorare per esperimenti nello spazio con ovviamente l'assenza di gravità, ma con l'ossigeno, quindi possono lavorare senza tutto tranquillamente. Possiamo andare avanti. Questo è l'apparato spaziale europeo con ricoperto con una protezione termica che si chiamava Betacloth, che era un materassino bianco per la protezione
termica e dei raggi cosmici. Andiamo avanti. Questi con lo scelto Space Lab che è andato su nel 1983, se ricordo bene, e con l'STS-9, con la nona missione dello Space Lab, si erano anche quattro esperimenti italiani del professor Scarmi, del professor Napolitano, eccetera, eccetera. Quindi l'Italia nel frattempo ha sviluppato delle capacità scientifiche per fare esperimenti nello spazio e abbiamo anche tutt'oggi delle persone molto, molto importanti come la professoressa Maria Pinzi di Milano, del Politecnico di Milano, che ha fatto degli esperimenti e li ha mandati sul file che è quello che ha atterrato su un asteroide. Ecco. Una missione importante in cui l'Italia ha partecipato con la FIA, con la LAVA, due aziende di Milano, e questo la sonda che si chiamava Giotto, Giotto per andare incontro alla cometa di Halley. È stata la prima volta che un veicolo spaziale ha attraversato la coda della cometa e ci ha fatto capire che queste comete luminose, bellissime, in realtà è un ammasso di materiale, di pietre, di ghiaccio, la cui cometa, la cui coda cometaria viene fuori dal fatto che a un certo punto arrivano vicino alle vicinanze del Sole e il ghiaccio comincia a sciogliersi e lascia questa andazzo di gas e di vapore acqueo. Questa sonda è stata anche importante perché dopo che è stata passata attraverso la coda della cometa di Halley è stata idarmata per 2 o 3 anni e poi è stata recuperata perché è stata mandata a vedere un'altra cometa di Schindler. Quindi abbiamo avuto la possibilità, quello che vedete a sinistra a destra è l'antenna che guardava la Terra e trasmetteva dati alla Terra. A sinistra c'era uno scudo vero e proprio che nell'attraversare la coda cometaria ha protetto il satellite. Possiamo andare avanti? Questo è un altro satellite in parco a cui ho partecipato e che ha praticamente dato agli astronomi il primo catalogo di stelle in cielo. Il riparto su 3 anni di attività ha catalogato ben 120.000 stelle. E catalogato, noi sappiamo come sono, eccetera. In realtà nell'universo di stelle ce ne sono ben più di 120.000. Però quelle che adesso ha visto il satellite girando intorno alla Terra, guardando fuori, nello spazio, ha cominciato a costituire un atlante del cielo intorno alla Terra. Dopo Silvio 1, ovviamente l'Agenzia Spaziale Italiana, che allora non c'era, ed era praticamente sostituito dal SAS, Servizio di Attività Spaziale, del CNR, in realtà hanno cominciato ad avere sempre più importanza a progettare dei programmi spaziali, per cui a un certo punto nel 1988 hanno creato l'Agenzia Spaziale Italiana, che è quella che ha gestito praticamente la crescita nazionale dell'industria aerospaziale. Ovviamente l'Agenzia Spaziale Italiana ha puntato come temi di sviluppo su satelliti scientifici, satelliti di telecomunicazione e sistemi di propulsione. E i primi, i satelliti, poi vediamo qualche disegno, qualche foto, satelliti di telecomunicazione, Italsat è stato il primo satellite italiano per le comunicazioni di telefonia, che era praticamente un centralino in orbita che riceveva le richieste di telefonate e le smistava a terra. Italsat è stato prima l'F1, poi è stato fatto nella versione F2 più grande e più potente di prima.
l'INRIS, di cui io ero stato responsabile per alcuni anni, era un lanciatore di satellite che lanciava satelliti di 900 kg dallo shuttle in orbita gestazionale. Quindi era una specie di lanciatore che apriva la sua protezione termica, metteva in rotazione il satellite con lo starter propulsivo e lo espelleva in una certa posizione, per cui a distanza dallo shuttle poi si accendeva il motore e questo passava a orbite più alte. Il lancio è stato il primo satellite che è stato lanciato dall'IRIS. Il Deterred è stato un satellite, lo chiamavano satellite avvenzaglio, è un satellite attaccato allo shuttle da un filo. Questo ha permesso di fare un sacco di esperimenti, perché il filo è, poi nella fisica vi spiegheranno che un filo che passa in un campo magnetico, e in questo caso era il filo che attaccava lo shuttle al satellite, passava attraverso il campo magnetico terrestre e quindi si vedeva una corrente indotta lungo il filo importante per queste e per tante altre cose. Quindi è stato un esperimento ideato dagli italiani, dal professor Colombo in particolare, con cui io ho lavorato, ed era una bella cosa, nel senso che era simpaticissimo. Raccontava sempre barzellette, eccetera, però pretendeva un sacco di cose e si doveva stare e correre per stare alla sua altezza. E un'altra cosa che è venuto fuori del programma spaziale nazionale è il SAX, lo sapete, di astronomia, osservazione astronomica nel campo dei raggi X, e Cassini, che poi io avevo più avanti, è stata una partecipazione a una sonda americana che è andato a Saturno e ad Titano. Questo è l'Italsat, se vedete le comunicazioni. Vediamo poi l'IRIS, che era fatto da una culla che stava dentro lo shuttle, una skin table, una tavola rotante fatta dalla Microtecnica di Torino, e con il sistema satellite più razzo vettore che lo poteva mandare in orbita ben più alta, cioè l'orbita dello shuttle è intorno ai 300-400 km di altezza rispetto alla Terra, e di lì con quel motore si poteva arrivare. L'ACES, il primo satellite, è stato spedito a 6.000 km di distanza, 5.900. Nello sviluppo del IRIS abbiamo avuto anche la possibilità di interfacciare, di collaborare con l'equipaggio americano della missione STS-52 e la ragazza che vedete in mezzo, la ragazza che prima laureata e anche laureata tra i figli, era l'astronauta che si è occupata delle operazioni relative al nostro sistema IRIS. Quindi è venuta a Torino da noi e l'abbiamo istruita a come funzionasse questo sistema e cosa doveva fare in orbita. E lì è una foto, qui mi ha portato un diploma da parte della NASA per il successo della missione, quindi nel 1993 questa foto, il satellite è andato in missione nel 1992. E questo è il Tetherhead, e si vede un pochino il filo del satellite a palla collegato allo shuttle. Quel filo lì doveva essere lungo 20 km. In realtà il primo tentativo, quando c'era l'astronauta Malerba nel 1992, c'è stato un problema, colpa degli americani, per cui il filo si è allungato solo di 250 metri. Alla fine è stato recuperato a terra, e dopo 4 anni la NASA ci ha permesso di far rivolare il satellite Tetherhead nel 96 con l'astronauta Guido. Quindi il problema del Tetherhead, del fallimento della prima missione, è
era più che altro un errore di interfaccia meccanico degli americani. Possiamo passare oltre. Questo è il filo, quello che vedete lì, il prodotto è proprio filo autentico, che era 2 mm di diametro, che teneva questo satellite di una tonnellata rotti attaccato. Ma evidentemente c'è una cosa, che il satellite e lo shuttle viaggiavano alla stessa velocità, quindi non c'erano dei problemi di trazione per cui il filo sarebbe rotto. E soprattutto in quel filo lì passavano tutti i collegamenti elettrici, quindi si è visto che si è formata la corrente indotta dovuta all'attraversamento del campo magnetico e i collegamenti tra il shuttle e il satellite. Possiamo andare avanti. Questo è il satellite Saxio dall'astronomia raggi X, che ha preso il nome da Beppo Chialini, che è uno scienziato italiano che ha lavorato moltissimo sull'astronomia a raggi X. Ecco, questa è la sonda Cassini, importantissima perché non si vede, è in camera a Pasadena, in una camera in campo da delle prove di simulazione solare. Queste camere sono fatte in modo che hanno delle lampade che praticamente simulano la luce del sole e si vede quello che succede all'interno del satellite in termini di temperatura, di andamenti termici, eccetera. La cosa bianca è un'antenna di 4 metri di diametro, fatta in Italia, fatta presentata in Italia, e gli americani che di antenne anche un sacco, le hanno inventate, le hanno utilizzate, a un certo punto hanno dato l'incarico alla mia azienda, ancora alla mia spazio, di fare questa antenna che doveva comunicare, a parte proteggere termicamente la sonda nel suo viaggio verso Saturno e Titano, ma doveva provvedere le comunicazioni con il centro di terrestre. Possiamo andare avanti. Ecco, queste, se vedete un po' le proporzioni tra gli uomini dell'integrazione, ovviamente lì è una camera pulita, per cui sono tutti con una tuta, con il cappello, il cappuccio, eccetera, e anche i guanti, quelli che devono mettere le mani sopra, sul satellite. E vedete un po' le proporzioni tra questa antenna e le persone. Qui c'è uno schema della missione di Cassini in cui per arrivare fino a Saturno si faceva il flyby. Il flyby è una cosa, io lancio, è un effetto fionde in parole povere, io lancio qualche cosa sulla Luna, si mette in rotazione intorno alla Luna e alla fine quando vuole ritornare sulla Terra oltre alla propria velocità anche quella che gli dà la rotazione lunare. Quindi mandando queste sonde intorno ai vari pianeti si andava ad aumentare la velocità via via della sonda, e che è arrivata praticamente, vedete Giove, vedete Saturno, e vedete poi le prime foto di Nettuno, che è un satellite per questo Saturno con i suoi anelli avanti ancora. Questa è una foto colorata dei satelliti degli anelli di Saturno, e qui vedete poi anche una foto c'era un'altra foto, sono solamente queste due qua. Allora andiamo avanti. Quindi continuiamo con diciamo, l'esperienza italiana. Il fatto di aver progettato lo Space Lab, appunto l'Agenzia Spaziale Europea, ha qualificato l'industria italiana per fare moduli spaziali, e l'idea di fare moduli era importante perché questi moduli operavano gli astronauti e si poteva fare esperimenti di tutti i generi. E praticamente con l'esperienza che si era acquisita soprattutto a Torino
Space, abbiamo fatto dei moduli per la stazione spaziale e in più abbiamo fatto il modulo Columbus, che era un modulo, un laboratorio europeo Columbus, che si attaccava alla stazione spaziale internazionale. Abbiamo fatto la cupola, che è una cosa che dalla stazione spaziale permette di guardare fuori, di fotografare pianeti, la Terra, eccetera. E abbiamo fatto anche tre moduli logistici che sono andati a rifornire la stazione spaziale e sono ritornati a bordo dello shuttle. In parole povere, la stazione spaziale internazionale, che in orbita intorno alla Terra, è formata da più del 50% da pezzi fatti in Italia. Questa è una fotografia della stazione spaziale. Vedete a sinistra il cono dello shuttle che è attaccato, a destra è una capsula Soyuz russa che serve per dare un delta velocità alla stazione spaziale. La stazione spaziale in orbita 400 km intorno alla Terra sembra che sia nello spazio vuoto, in realtà ci sono delle molecole di aria ancora anche con l'altezza lì che provocano una resistenza aerodinamica che frenano la stazione spaziale, per cui frenandola la stazione spaziale tende a perdere velocità e a riavvicinarsi alla Terra. Quindi ogni tanto la capsula russa rispara, quindi dà un delta di velocità tale da riportare la stazione spaziale alla sua altezza. Andiamo avanti, questa è la stazione spaziale, sono 100 tonnellate di alluminio, titanio e altre cose. Vedete a destra pannelli solari che servono per, a destra, chiedo scusa, sotto a sinistra pannelli solari che servono per rifornire la stazione spaziale di energia. E poi ci sono altre stazioni, altri pannelli solari, e quelli bianchi sono invece dei radiatori per smaltire all'esterno, in uno spazio profondo, il calore che si è accumulato. Questa è un'altra foto che si vede la stazione spaziale in alcuni suoi elementi, a sinistra e in basso, dei moduli che sono attaccati a una cosa importantissima che è stata inventata dagli americani, però è stata fatta poi a Torino, che si chiama il nodo. Su questo nodo, su questo cilindro con quattro aperture, si possono attaccare degli altri moduli e quindi implementare e allargare la stazione spaziale. Il nodo 2 e il nodo 3 sono stati fatti a Torino. Questa è la stazione spaziale e vedete un veicolo spaziale con cielo solare che si chiama ATV, Automated Transport Vehicle, che è quello che serve per portare rifornimenti da terra alla stazione spaziale. E di questi 5 sono stati fatti a Torino. Andiamo avanti. I primi due astronauti italiani, ma Franco Malerba a sinistra e Umberto Guidoni a destra, sono stati, noi abbiamo mandato, quello lo vedremo dopo, abbiamo mandato nello spazio ben 7 astronauti. Malerba è stato il primo nel 1992, Guidoni è andato nel 96 con la seconda missione del Tetra e nel 2011 è stato il primo astronauta europeo a entrare sulla stazione spaziale ISS. Il discorso è importante, per cui Cassini-Huygens, che ha esplorato Saturno e Titano, abbiamo anche, sempre a Torino, abbiamo fatto Mars Express, che è uno sviluppo di un satellite modulare che abbiamo messo a punto a Torino, che poi praticamente lo stesso modulo di servizio è servito per Mars Express, per Venus Express, e per un altro satellite. E sempre a Torino abbiamo studiato una missione che si chiama Baby Colombo, in onore del professor Colombo, per andare su Mercurio. Questo era Mars Express, che è andato su Marte.
intorno a Marte, e sopra c'era un radar che si chiamava Marsis, che è servito per vedere che a Marte, sotto 2-3 km della crosta marziana, c'è dell'acqua. Quindi è stato un esperimento italiano, del professor Picard dell'Università di Roma, che ha dato dei risultati ottimi. Andiamo avanti. Ecco, questa è la cosa che pensavo di fare vedere prima. Questo è il suolo di Titano, fotografato dalla sonda Cassini. Non è una cosa esaltante, molto simile alla Luna, però intanto siamo andati a vedere Nettuno, siamo andati a vedere Titano, l'abbiamo inquadrato, l'abbiamo studiato e non so se ci ritorneremo, ma può darsi. Non è quello che si interessa, che si interessa quello degli altri satelliti, uno si chiama Encelado, l'altro si chiama Europa, che sono pieni di acqua, c'è del ghiaccio, quindi sicuramente lì ci potrebbe essere nelle profondità di Encelado o di Europa dei principi vitali che sarebbe opportuno conoscere. Questa è un'altra linea di satelliti in cui gli italiani sono molto in grado, cioè si chiama Cosmos Kind, che sono satelliti per osservazione terrestre. Quindi sono satelliti che in orbita intorno alla Terra, però guardano la Terra. E si vede, forse non è molto chiaro, le fotografie di quello che si vede, andando ovviamente poi ad amplificare la foto, si vede un sacco di particolari. Andiamo avanti, questo è qui quando c'erano gli incendi della California, c'erano, perché in California ci sono sempre incendi. Queste qui erano delle foto del satellite Skylab italiano, ne abbiamo mandate nello spazio 4, che fotografano la Terra, in questo caso la California, e gli incendi che sono in California. Ovviamente si può andare anche più in dettaglio, e che questo può servire a un sacco di persone, dai sistemi antincendio agli aiuti, eccetera, per definire la gravità del problema e la presenza del problema. Andiamo avanti ancora. Dal 2000 al 2005 abbiamo fatto un sacco di cose. Uno sicuramente è il lanciatore Vega, fatto dalla BPD, Mondrini Parole del Clima, che è una ditta a Colleferro che si occupa di propulsione e adesso è sotto l'azienda Pilotarmi. E abbiamo lanciato un satellite che si chiama Agile, e abbiamo fatto parecchio, anche se o bene o male l'Agenzia Spaziale Italiana ha un po' dormicchiato, sono stati commissari a mezzo, ma l'italiano è un problema, le cose che vanno bene prima o poi stancano. Comunque, adesso c'è uno scienziato alla capo, che è il professor Battistone, e già in questi momenti parlano, qui sono questioni puramente politiche, di sostituire il professor Battistone con un generale della NATO. Andiamo avanti. L'azienda aerospaziale, l'industria aerospaziale italiana è cresciuta, stiamo parlando di aziende che nel 1900, io sono entrato nel 1975 in Air Italia, e era formata da 100 persone. La stessa azienda praticamente 20 anni dopo era formata da 1200 persone. Non è cresciuta solo in Italia, ma sono cresciute anche altre aziende. Infatti vedete la Cavazzi, Carlo Cavazzi Space, che è a Milano, ha almeno 200 persone, più un sacco di la Fiat Avio, la dicevo prima, la BPD, la Fiat Galileo, che sono passate prima sotto la Ericsson, adesso è diventata Galileo Bionica. E poi abbiamo il CNR che fa ricerche, l'Agenzia Spaziale Italiana che si occupa di
scegliere questi progetti, di finanziarli, eccetera, e in Cina, al centro di Magnano, di ricerca spaziale. Vado all'università, dicevo, gli astronauti, l'Italia ci ha creduto, anche se poi nella storia si vedono anche di luci e ombre. Il Malerba, che è stato il primo astronauta, è stato selezionato nel 1977 ed è volato poi al secondo concorso, è stato recuperato, ha volato nel 1992. Altri quattro che erano con lui non hanno mai volato, è stato scelto solo lui. Successivamente è Guidoni, che ha volato nel 75, nel 96 con l'STS-75, e Maurizio Chieri, che era un pilota collaudatore aeronautico, che lavorava per l'Air Italia. E la differenza qual è stata? Che Malerba e Guidoni sono stati selezionati come astronauti italiani, Maurizio Chieri invece era un astronauta europeo. Quindi, combinazione dell'STS-75, abbiamo avuto due italiani che hanno volato assieme, ma uno come astronauta italiano e l'altro invece come astronauta europeo. C'è stato poi Vittori, un altro adesso generale dell'aeronautica militare, che ha volato tre volte nello spazio, e con l'STS-134 si è incontrato con Nespoli. Quindi eravamo due astronauti sulla stessa missione. E Nespoli, che ha volato per tre volte, l'ultima delle quali nel 2017 è stato più di sei mesi nello spazio. Luca Parmitano, che ha volato una volta, adesso si sta preparando a volare per la seconda volta come capo della missione, capo dell'ISS, della Stazione Spaziale Internazionale. E la Samantha Cristoforetti, chiamata Astro Samantha dalla sua sigla computeristica, che ha volato nel 2014-2015 e è stato per sei mesi più un altro mese nello spazio, un altro mese perché il vettore russo che doveva mandare la capsula per prendere e portarla a terra è fallito, quindi ci hanno messo un mese per partire un altro, per parlare di un altro. Andiamo avanti. Allora, in questo mi rivolgo ai ragazzi. Fare l'attività spaziale non ci vuole tantissimo, però ragazzi, dovete impegnare, studiare, acquisire un sacco di conoscenze e soprattutto una volta che arriverete al diploma o alla laurea, eccetera, eccetera, il primo problema è quello di mantenersi aggiornati. Succede dappertutto, anche al medico, no? Però non potete dire adesso che mi sono laureato, vado a riposare, vado a giocare. No, dovete sempre mantenervi aggiornati. In tutti i campi, funzionano. Poi dovete ovviamente impegnarvi e pensare di non essere soli, ma di dover collaborare con altre persone. La forza non è più quella del singolo, del von Braun, del genio, di Zelkowski singolo, ma oggi i risultati si ottengono lavorando in team, in squadra e con altre persone. Secondo punto, e ultimo punto, è quello di conoscere almeno l'inglese. La documentazione del campo aerospaziale è fornita, scritta in inglese. Noi a suo tempo i nostri rapporti facevamo in inglese perché era la lingua comune e ovviamente sotto il ciglio dovete essere disposti a muoversi e viaggiare, perché queste aziende, ne riparliamo giovedì qui in dettaglio, queste aziende non sono un libro con solo obbligato, al minimo che vada bene deve andare a Torino, Milano, Roma, Napoli, eccetera, quando lavoriamo con l'azienda italiana. Poi l'azienda italiana, a seconda dei rapporti che c'è, vi manda laddove è opportuno collaborare.
quindi viaggiare è doveroso. Ecco, questo è il fatto di impegnarsi, di studiare, eccetera. A me è capitato di sentire parlare di mirror object, sono asteroidi o corpi celesti che possono incrociare l'orbita terrestre e provocare qualche danno, impattare con la Terra, eccetera. E ho studiato parecchie cose, ho fatto anche una proposta per un satellite con radar che andasse nel primo lagrangiano e diciamo che partisse la Terra dall'avvicinarsi di asteroidi pericolosi, potenzialmente pericolosi. Alla fine hanno dato il mio nome, Luigi Mussolino, all'asteroide 14947 che sta tra Marte e Giove. Non cadrà sulla nostra testa, però o bene o male è stato un riconoscimento degli studi che avevo fatto. Quindi questo che interessarsi, partecipare, darsi da fare. Andiamo avanti. E qui sono io con uno che è stato per il mio campo un po' di tempo, a Mosca, in un museo dove c'è la capsula rossa. E questo mi dà l'idea, questa è una capsula tipo quella che ha fatto volare Gagarin, il fatto di entrare nella capsula non è che è una cosa tanto semplice. Io ho un po' di pancia, ce l'avevo, e non è che mi trovassi bene su questa capsula rotonda. Andiamo avanti ancora. Ci si può bruciare. Queste sono capsule Apollo, Gemini, questa è un Apollo, che rientrando nella Terra, con l'attrito dell'atmosfera, bruciano la parte esterna, che produce qualche migliaia di gradi, e ovviamente serve a proteggere gli astronauti che ci sono all'interno e che soprattutto gli americani vanno a cascare nell'oceano, quindi hanno uno splash down abbastanza lieve, mentre i russi le capsule recuperano sul territorio russo, quindi l'impatto con il terreno non è trascurabile. Allora, io per la capsula di rientro il controllo termico è passivo, praticamente c'è uno strato che protegge la capsula interna dall'esterno e addirittura utilizzo dei materiali a base di carbonio, si chiamano gli strati ablativi, che bruciando si consumano, però consumandosi servono a assorbire calore e si disperdono, però ovviamente servono a difendere gli astronauti che sono all'interno. Questi sono diciamo una protezione passiva. Poi ci sono quelli attivi, ma quelli sono nei moduli tipo Space Lab eccetera, dove sono gli astronauti dentro, e ci sono dei sistemi ad acqua che praticamente servono per per raffreddare degli apparati elettronici, degli esperimenti, c'è l'acqua che passa sotto e quindi porta del calore che questi esperimenti emanano. E questo poi viene portato fuori e lì c'è uno scambiatore che assorbe il calore dell'acqua, lo trasferisce al freno e il freno poi lo esperde dall'esterno. Quello che si è visto nello shuttle con i portelli aperti, che i portelli sono dei radiatori in cui si fa il freon con il calore preso dall'acqua e viene diciamo sparso nello spazio. Sì, ci sono delle pompe, esatto, non è una, però è una cosa evidente. Passiamo a una cosa un po' più piacevole. Questa è l'astronauta canadese Julie Payette, che è venuta a Torino, ha volato con uno shuttle e sui moduli della Legna Spazio ed è venuta da noi in visita per imparare come hanno fatto questi moduli. Quindi c'è anche un aspetto divertente, se vogliamo. Più avanti, ecco, questa è l'astronauta francese Claudine
Egli è stata l'unica astronauta europea prima della Cristoforetti, e questa gli aveva insignito di un diploma di accademico dello spazio, dell'astronautica. E è una cosa di cui sono molto fiero, perché in realtà questi accademici, ce ne sono mille in tutto il mondo, e qui mi ha fatto molto piacere. In quel momento la IGNARE era ministro della ricerca scientifica francese. Vi ringrazio, spero di non avervi annoiato. Se ci sono altre domande, sono passo il microfono a Ocampo per parlare con le persone. Progetto spazio. Passo il microfono.